Grazie! Partiamo subito con i prodotti top del 2014. Iniziamo dai solari. Anche quest'anno, come l'anno scorso, ho riacquistato i prodotti solari Aven. Ho acquistato intanto la protezione solare 30 per il viso e questa qua è la Clean Hands, che è perfetta per chi ha problemi di impurità, brufoletti, perché non ne fa assolutamente venire, è molto leggera. È questa qui. Ed è fantastica, quindi ho deciso di riacquistarla. E assolutamente protezione 30 ho preso perché mi serve altissima, altrimenti mi viene l'eritema solare, mi vengono i brufoletti e quant'altro perché purtroppo il sole mi provoca questi problemi. Invece per il corpo ho acquistato la protezione 50, che è sempre quella dell'Aven 50 più e spray. Anche questa qua mi è piaciuta molto, è un latte spray, quindi è molto leggero. È assolutamente resistente ed efficace perché non mi sono bruciata minimamente con questo l'anno scorso, ho ripreso la 50 proprio per questo motivo e non è molto appiccicosa, cioè si sente che è un pochino più pesante rispetto magari alla 30 o alle protezioni più basse, ma è proprio perché è una 50, quindi è fatta apposta per durare di più, però è veramente molto confortevole, quindi promossa e ricomprata anche quest'anno. Avendo comprato due prodotti solari Aveo, mi hanno regalato anche il doposole, che l'avevo usato un bel po' di stati fa, ma sinceramente non lo userò più perché c'è dentro la paraffina e io già che ho problemi di brufoli che mi spuntano proprio dopo l'esposizione al sole, se uso il doposole con la paraffina li vado proprio ad incentivare, quindi quello là l'ho preso in regalo, ne ho comprato comunque due, l'ho dato a mia madre e a mio fratello, se lo usano loro. Poi andiamo avanti, un altro prodotto che mi piace per l'estate che riguarda la cura dei piedi, perché come sappiamo in estate è molto importante, è questa qui, che è la crema al lichen islandico di Biosmos, è una marca di cui vi avevo già parlato negli altri video. Questa crema promette di tonificare e deodorare la superficie cutanea senza ungerla, apportando un immediato senso di benessere. Effettivamente è molto vero perché lascia il piede proprio molto fresco e soprattutto anche deodorato. È un deodorante per i piedi, secondo me, perché lo lascia molto fresco e molto anche profumato. Ma come crema idratante, sempre per l'estate, ho promosso assolutamente questa qui della Yves Rocher, che mi sta piacendo tantissimo, ed è la crema nutriente alla lavanda bio. È veramente molto nutriente, ma soprattutto leggera, quindi nutre la pelle e la idrata, però non lascia i piedi molto unti. Ovviamente è sempre meglio applicarla comunque magari prima di andare a dormire o in un momento in cui non bisogna indossare le scarpe, perché almeno io trovo con tutte le creme quella sensazione, provo quella sensazione comunque di pelle un pochino unta sempre dopo aver messo la crema. Non è il massimo, soprattutto d'estate in cui magari il piede, la pelle suda facilmente. Comunque veramente nonostante tutto è leggera, quindi da mettere sempre magari prima di andare a dormire o quando non bisogna indossare le scarpe, ed è molto idratante. Sempre della stessa linea ho acquistato lo scrub alla lavanda per i piedi, è molto buono anche questo, è abbastanza esfoliante, lo uso quando devo fare il pediluvio. Questo l'ho acquistato con i set imperdibili che fanno da Yves Rocher ogni tanto, quindi era crema nutriente più questo ad un prezzo scontato, e assolutamente vi consiglio di acquistarli quando c'è questa combinazione perché si risparmia molto. Poi un altro prodotto per le gambe di Rocher che sto adorando è questa, la SOS Gambe Pesanti alla ficaria. In realtà è una crema molto 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 rinfrescante, per l'estate è proprio un toccasana, perché se la provate si sente proprio quella sensazione di fresco fantastica dovuta al mentolo, penso più che altro, e anche l'inci non è per niente male. Nonostante comunque la Yves Rocher non sia una ditta, un'azienda di cosmetici totalmente eco bio, questa crema ha anche una buona formulazione a mio parere ed è veramente fantastica. Poi la utilizzo anche questa la sera quando mi sento le gambe pesanti, molto stanche, massaggiandola bene dal basso verso l'alto, e veramente sento le gambe più fresche, meno stanche, più leggere, fantastica, provatela questa qui. Passando invece all'Eco Bio, come crema idratante per il corpo, sto utilizzando questa di Lavera ed è la Body Lotion Lime Sensation, quindi al lime o limone verde.
Per il corpo utilizzo quasi sempre creme di Lavera, che come sapete, se lo sapete, sono creme comunque biologiche, eco-bio, quindi sono veramente molto idratanti. Precedentemente durante l'inverno ho utilizzato quella all'arancia e cioccolato, che l'ho trovata molto buona. Questa qui invece è più leggera e secondo me è proprio fatta apposta per l'estate, perché non è molto 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 nutriente, ma è idratante al punto giusto per chi in estate non ha problemi di pelle secchissima. Io ho un problema di pelle secca, però non tanto quanto l'inverno. Lascia la pelle freschissima ed ha un profumo di limone veramente fresco e buono, sa proprio di torta al limone, mi sta piacendo tanto e la promuovo assolutamente per l'estate, perché proprio lascia la pelle fresca e anche idratata. Un altro prodotto che promuovo per l'estate è questo deodorante. Questo è il deodorante di Yves Rocher al fior di cotone d'India. Lo promuovo per l'estate per un motivo, perché è senza alcol e oltre ad essere anche senza parabeni e senza sali d'alluminio. Il problema d'estate è questo, che io depilandomi spesso, comunque con rasoio, perché non uso la ceretta sotto le ascelle, ho sempre il problema che mi si fa irritare la pelle se dopo utilizzo dei deodoranti a base d'alcol. Quindi ho deciso di optare per questo, che è buono. Ovviamente non è buono come quelli con i sali d'alluminio e come quelli con l'alcol, perché quelli là sono i migliori secondo me e lasciano veramente la pelle fresca per tantissime ore. Questo qua un po' meno, però devo dire che non è neanche malaccio, quindi sì, un po' mi fa sudare ma non mi fa puzzare in modo allucinante comunque dopo 2 secondi. Sul lavoro lo fa abbastanza bene per un po' di ore. Poi, ultimo prodotto ma non meno importante per l'estate, è questo qui, sentito in 10.000 video, è il fondotinta minerale compatto di Neve Cosmetics. È veramente veramente buono, comunque almeno non è chissà che fondotinta stratosferico, ma per l'estate è una buona opzione con cui mi sto trovando bene. Ricordatevi di prendere questo fondotinta in una tonalità un pochino più scura rispetto alla vostra. Per esempio, se solitamente usate Light Neutral, prendete il Medium Neutral, perché il colore, la colorazione non corrisponde a quello del fondotinta in polvere libera, mi raccomando. Io ho preso il Tan Neutral perché lo voglio usare quando sono super abbronzata, quando sono abbronzata. Adesso non lo sto utilizzando perché sono bianca, però il mese scorso che ho utilizzato l'autoabbronzante, questo per me andava benissimo nonostante sia abbastanza scuretto, anche perché davvero non si vede più chissà quanto la differenza. Come dicevo nello scorso video, per avere una maggiore copertura è meglio applicarlo con un piumino da cipria e tamponarlo, e poi con il pennello sfumarlo un po', perché altrimenti risulta troppo polveroso e sprecate troppo prodotto. Invece in questo modo avete una buona copertura e comunque non sprecate il prodotto. E niente, questi sono i miei preferiti dell'estate 2014 per il momento. Se volete vedere i miei preferiti dell'anno scorso, andate sul video preferiti estate 2013, che comunque magari possono essere utili anche quelli. Spero che il video vi sia piaciuto. Come al solito, lasciatemi un commento scrivendomi quali sono i vostri prodotti preferiti dell'estate. E ricordatevi di aggiungermi anche su Facebook, perché spesso i miei video non vi compaiono nei aggiornamenti nella home, non so come mai, comunque YouTube fa casini. Quindi se mettete mi piace sulla mia pagina Facebook potrete seguire tutti gli aggiornamenti e tutti i video che pubblico mano a mano nel tempo. E niente, spero che il video vi sia stato utile, ci vediamo alla prossima, ciao!